OnlyFans, OnlyFans e il porno. Questo credo che sia il terzo video che dedico a OnlyFans. Nel primo video dissi che OnlyFans avrebbe avuto una vita molto breve, molto breve. E nel secondo video documentai ciò che avevo detto, e cioè che OnlyFans aveva abolito i video porno. In questo terzo video commento un articolo scritto in lingua inglese relativamente a OnlyFans negli Stati Uniti. Questo articolo scritto in lingua inglese me l'ha mandato l'amico Federico Laurenti, Federico Laurenti, un carissimo amico, il quale mi dice: lo vedi, Serafino Massoni, che OnlyFans li prende ancora, li trasmette ancora i video porno. Beh, io ripeto l'articolo che mi ha mandato Federico Laurenti, ve lo metto come link nel riassunto di questo video, così voi o ve lo leggete direttamente in lingua inglese o utilizzate Google traduttore. In sostanza, in questo articolo si dice che no, OnlyFans ci ha ripensato e li vuole accogliere ancora e trasmettere i video porno delle gherne che vogliono far quattrini su OnlyFans. Ma guardate, si tratta di questioni, delle contorsioni pre-mortis, le contorsioni pre-mortis. Caro Federico Laurenti, OnlyFans si può contorcere quanto vuole, sono le contorsioni pre-morti. Io l'avevo già detto tempo fa che OnlyFans è destinato a morire, ma quante volte lo devo ripetere? Che noi siamo nella società liquida. Ma insomma, ve l'ho detto tante volte cos'è la società liquida, adesso lo ripeto qua. C'è la società solida, quella con i valori forti. I valori forti sono chiesa, patria, famiglia, le guerre, le distruzioni, le morti. E poi c'è la società liquida, quella che non li ha i valori forti, non ha i valori forti. Nella società solida, e le donne non la danno via, capito? Le girls la danno via solo quando si sposano. Le mogliettine nella società solida non la danno via, sono fedeli al marito sino alla morte. Nella società liquida invece, le girls e le lady la danno via subito a chiunque. Va bene? Subito, subito, subito. Allora, nessuno ha più motivo di andare a vedere i video porno, perché le cose porno ciascuno le fa ovunque, con le girls e con le lady. Ovunque, non c'è più bisogno. E questo è anche il fallimento del mondo del porno, è fallito il mondo del porno. Quelle povere disgraziate che pensano di far carriera nel porno, sono tutte destinate a finire a mangiare un piatto di minestra alla Caritas. Ma quante volte ve lo devo dire queste cose? OnlyFans non ha fatto i conti con Serafino Massoni. Se OnlyFans veniva a vedere i miei video, OnlyFans veniva a vedere i miei video, perché io sono sulle grandi piattaforme mondiali Dailymotion e YouTube, e addirittura su YouTube io ho oltre 14.000 iscritti, ma soprattutto circa 11 milioni di visualizzazioni. Ormai sono diventato un influencer. Se OnlyFans fosse venuto prima di crearsi, fosse venuto da me, cioè gli organizzatori, da me, per dire: Serafino Massoni, che ne pensi se noi mettiamo in piedi una piattaforma mondiale di nome OnlyFans, fatta così e così e così, con i video porno, eccetera, eccetera. Io ho detto: no, no, non fatelo, non fatelo, perché ormai il porno è alla frutta. Capito, Federico Laurenti? Siamo di fronte alle contorsioni pre-mortis.
siamo di fronte a una lunga situazione di agonia. Io l'avevo già detto che OnlyFans sarebbe durato pochissimo, pochissimo. Adesso sta cercando di lottare contro la morte OnlyFans, capito Federico Laurenti? Non c'è più spazio per la pornografia, non c'è più spazio per la pornografia, perché nella società liquida le girls, le lady, la danno via subito, 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 subito. E ognuno la pornografia la fa per conto proprio senza spendere neanche una lira. Hai capito Federico Laurenti? E questo è il terzo video che io dedico a OnlyFans. E OnlyFans deve dedicarsi a qualcos'altro, deve dedicarsi a OnlyFans. OnlyFans deve trasmettere dei video dove si insegna come si fa la badante, perché c'è tanto bisogno di badanti, tantissimo bisogno di badanti. O deve trasmettere dei video per insegnare come si fa la commessa in un supermarket, o come si fa la barista. Questo deve fare OnlyFans, altro che trasmettere i video porno. Va bene Federico Laurenti, a te Federico Laurenti e a tutti gli amici, tanti cari saluti dalla stirpe del serpente che è stata scritta da Serafino Massoni, il quale Serafino Massoni ormai è uno dei più potenti opinionisti del web.